Siamo sempre appresso a questa macchinetta e c'è una novità. La linea che ho usato per l'alimentazione qui è molto rigida, ma qua, come potete vedere, si è gonfiata ed è diventata estremamente morbida. Quindi questo tubo non va bene per il gasolio, non va assolutamente bene, perché è diventata morbidissima e molto gonfia. Quindi secondo me ha assorbito del gasolio ed è diventata schifosa, una linea schifosa. Quindi ora io sostituirò con giunti di tubo al nylon e userò ancora il suo originale per fare le giunzioni, perché purtroppo al momento non ho altro. Ok, il setup di prova è perfetto, se non che le bolle camminano, che è un bene, ma ho usato delle fascette, il che non va bene, ma avevo solo queste. Comunque questa è l'ennesima prova, quindi non scaldatevi, non irritatevi. Il prossimo passo saranno raccordi fatti bene con il tubo come si deve e fascette di metallo. Però devo dire che mi piace, anzi devo dire che mi piace. Funziona bene. Qua il tubo è freddo e non riesco a capire se perde gasolio oppure no, perché ho dovuto fare un macello per il priming della pompa. L'unico modo è riempire il filtro da solo, non c'è verso di fare il priming in qualche altro modo. Allora, secondo me non perde, ma vedremo più avanti. Lo lascerò così, spento, smontato, e domani vediamo se perde. Da notare che lo sto provando dentro, così. Ma ovviamente è tutto aperto. Quindi sono tornato a montare la pompa qui, che comunque fa pochissimo rumore, cioè a me non dà fastidio, vaffanculo. E il filtro qui. Questa parte del filtro, del cavo del filtro, è arrotolata e va bene, sono curve molto larghe. E quindi direi che va bene così per adesso. Dovrò prima o poi trovare questo tubo nella misura giusta. Però molto meglio. Filtro, anzi no, pompa e filtro. Da questa parte c'è solo questo tubo così, che si farà un po' di rumore secondo me sul case metallico, però insomma questo sistema è un troiaio per renderlo portatile, quindi alla fine va bene così. Ecco un esempio di rumore creato dal battimento sul tubo. Allora, così non si sente quasi niente, ma perdono un po' tutti questi tubi, mi sa. Mentre così, con il tubo che appoggia, adesso non lo fa più ovviamente, ecco, si sente il tic tic metallico. Comunque questi giunti non vanno bene. Beh, questi due non perdono. Questo qua sotto perde anche lui. Ah, maledizione. Vi ho fatto notare in un precedente video che ho usato questo tubo.
pensavo andasse bene, perché le caratteristiche lette su internet dicevano che poteva andare bene, ma in realtà non va bene, poiché, come potete vedere, questo è il tubo. Io lo sto schiacciando, è abbastanza rigido, ma una volta utilizzato con il gasolio diventa super morbido e soprattutto si gonfia. Come potete vedere, si è gonfiato, è diventato decisamente più grosso, ha un aspetto lucido. Questo vuol dire che ha assorbito gasolio e è diventato ultra morbido, quindi si è gonfiato, non per la pressione, perché questo sistema non ha una gran pressione, quindi questo tubo non va bene. Allora ho preso questo, che è vero tubo gasolio telato, e ora farò i raccordi con questo. Sia un raccordo, ho anche preso le fascette in metallo per fare le cose come vanno fatte. Beh, questo è stato un esperimento, abbiamo provato questo tubo, abbiamo visto che non va bene, quindi non usatelo, mi raccomando, è un tubo tipo neoprene, gomma, ma no, non ci siamo. Bisogna usare il tubo per il gasolio. Infatti, come si vede qui, tra l'altro neanche questo tubo originale si può usare per i raccordi, perché come vedete qui perde. Qui c'è una goccina di gasolio e quindi neanche questo va bene. Bisogna usare i tubi come si deve. Adesso procederò a rimuovere tutte le giunzioni che ho fatto e a farle come si deve, con il tubo adeguato e con i raccordi in metallo, con le fascette metalliche giuste. Le cose vanno fatte per bene. Finalmente, finalmente sistemato in modo definitivo. Fascette di metallo, raccordi di metallo, nessuna perdita finora. Nessuna bollicina d'aria. Filtro riempito. C'è forse un po' d'aria qui, però direi che va bene, ecco. Meglio di così non credo che si possa fare. Aria ben calda. Perfetto. Quindi mi raccomando, usate i tubi adeguati, usate i raccordi adeguati e usate le fascette adeguate. Si sta raffreddando e spegnendo. Vediamo a quale temperatura spegne la ventola. Ecco, siamo a 65 gradi e si è spenta. Va bene. 63. E il maledetto tester con l'autospegnimento, che sia maledetto chi ha inventato l'autospegnimento degli strumenti, che sia maledetto. Ottengo calore. Ottengo calore. Ottengo calore.